Mancano Roberto Baggio, Bachini, Kosminski e Guardiola, incoraggiamento speciale dei tifosi bresciani alla squadra di Mazzone. I giocatori del Brescia, l'arbitro e i suoi assistenti con i fratini di Telethon. L'Inter no, peccato. Dopo 25 mesi e mezzo, Ronaldo e Vieri insieme, con Guglielmo in Pietro indisponibile, in campo anche Recoba con Okan a destra. L'arbitro è Rodomonti con Puglisi e Babini. Con calma Mazzone prende posto in panchina, le squadre sono già in campo. Vieri in attacco, fasi iniziali del match. Okan è pronto, Castellazzi per la deviazione in corner. Numero di Antonio Filippini su Gresco. Messo giù il giocatore delle Brescia, puntuale, arriva Puglisi. Cartellino giallo per Gresco, intervento in effetti avvenuto fuori area. Punizioni di Giunti, occhio al gomito destro di Ronaldo. Inizialmente Ronaldo alza il braccio destro, poi lo abbassa, colpisce la palla. Rodomonti ha lasciato proseguire. Molto agitato Mazzone, dà istruzioni addirittura anche al suo collaboratore in panchina, Menichini. Recoba, Ronaldo cerca e trova il triangolo con Vieri. Scatto di Ronaldo, esterno destro e palla in rete sull'uscita di Castellazzi. Un'occhiata al guardaline e poi, visto che la posizione era regolare, può liberare la sua gioia a Ronaldo. Lo festeggiano tutti sulla panchina dell'Inter. Rivediamo, parte in posizione regolare Ronaldo, micidiale l'accelerazione e palla in rete con grandissima sicurezza. Passano due minuti, Giunti, Tare e non può nulla contro. È il pareggio per il Brescia, quinto gol in questo campionato per Tare, che brucia sullo schema Sorondo, che rimane troppo lontano, inutilmente prova con il braccio sinistro Sorondo, palla in rete. Dunque subito si rimette in carreggiata il Brescia, fermato per un fuorigioco inesistente Toni, anche se la traiettoria era verso l'esterno. Poi Recoba, contatto con Esposito, tutto avviene sotto gli occhi di Mazzone, c'è un dialogo, diciamo così, tra Recoba e Mazzone. Poi Esposito con il petto, poi un sinistro, è mancata incisività in attacco al Brescia nel primo tempo, probabilmente ferma la mano con la palla con la mano sinistra Ronaldo. E poi sul cross di Esposito, Gresco, che era già stato ammonito, allarga il braccio destro, si gira ma colpisce comunque con un gomito, ha rischiato l'espulsione. Poi Toni, bella coordinazione sulla girata, non fortunato in questa occasione Toni, che spesso si è battuto alla grande con grande caparbietà. Numero di Ronaldo, poi arriva prima Esposito, giù il brasiliano che ha accennato ad una protesta, ma guardate Ronaldo, ancora braccio destro. Non è intervenuto qui Rodomonti, in precedenza ha segnato la punizione. Poi cross di Chiesanetti, Ronaldo sfiora il raddoppio. I pensieri di Mazzone dopo il primo tempo, sa che sarà molto dura contro questa Inter. Ripresa con il scatto di Ronaldo, un po' egoista, si fa anticipare da Castellazzi, c'era Recoba libero a sinistra, lo ha ignorato. Ronaldo che chiede scusa, manata di Toni a Okan. E poi per questo intervento Cristiano Zanetti, che era diffidato, è stato ammonito, dovrà saltare sabato Inter-Chievo. Toni ancora prova a girarsi, non c'è forza. Non sente Di Biagio le indicazioni di Cooper. Gresco, cintura su Toni, forse cominciata fuori area, non ha visto Rodomonti. Poi sbaglia Bonera, Okan ne approfitta, destro vellutato e Vieri mette in rete. Non aveva mai fatto gol in carriera al Brescia, Vieri. Esultano i tifosi dell'Inter a Brescia, gioiello di Okan. La difesa del Brescia lascia solo Vieri che mette in rete. Poi qui è Toni che spinge su Cordoba. Fase intensissima, prova a Tare a sorprendere Toldo che recupera la posizione con un gran colpo di reni. Fuori Ronaldo, dentro Callon. È la mossa di Cooper, una mossa indovinata perché Callon inventa un assist per Vieri che cerca e trova il pallonetto. 10 gol in 7 partite per Vieri in questa stagione. Parte in posizione regolare, ma su Vieri c'è addirittura Sussi, nessuno dei tre difensori centrali. Poi Cordoba con Mestiere allunga il braccio sinistro su Tare. Recoba sostituito da Emre, era la sua 100ª partita ufficiale con la maglia dell'Inter. Ultimo tentativo del Brescia con Calori. Palla fuori, fischia la fine. Rodomonti, naturalmente la camera cerca lui.